Ragazzi, non vedevo l'ora di raccontarvi questo Verna da 36 litri di Foschi Manifattura Ultraleggere, sia perché Francesco Foschi me l'ha regalato, dandomi una grossa mano e consentendomi di completare il mio equipaggiamento ultraleggero entro l'estate e quindi di fare un paio di trekking che sognavo da tempo, sia perché dopo averlo abbondantemente provato, al momento ho percorso un centinaio di chilometri con questo zaino sulle spalle, posso dire di avere tra le mani, o meglio sulle spalle, un prodotto veramente figo, semplicemente il miglior zaino da trekking che abbia mai avuto. Se siete degli escursionisti con alle spalle già un pochettino di esperienza, vi piace l'idea dell'equipaggiamento ultraleggero e state valutando l'acquisto di un nuovo zaino, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito e al profilo Instagram di Foschi Manifatture Ultraleggere, ma non prima di avermi seguito fino alla fine di questo video perché ho delle cose importanti da dirvi. Quello dello zaino pesante è un problema che mi affligge da sempre. Fin da quando a 11 anni ho cominciato a fare i primi trekking di più giorni con gli scout. Ricordo che per la comunione, ora la cresima, boh, i miei zii mi regalarono uno zaino dell'Invicta da 70 litri, un ottimo zaino per l'epoca, che tra l'altro ho ancora ed è ancora perfettamente funzionante. Purtroppo non ce l'ho sotto mano, se no ve lo facevo vedere. Magari vi metterò una foto da qualche parte. Il problema è che quando lo riempivo, e lo riempivo tutto perché avevo un equipaggiamento abbastanza ingombrante, diventava pesantissimo e io all'epoca non avevo, a 11 anni non è che avevo una gran fisicata, non che adesso ce l'abbia. Ma all'epoca stavo messo decisamente peggio. In pratica scomparivo sotto il peso di questo enorme zaino. Visto di spalle, vedevate uno zaino che camminava con sotto due gambette secche. La prima uscita con gli esploratori, raga, che ve lo dico a fa. Mi ricordo ancora il nome del posto, sono passati più di 20 anni. Fu un trauma perché non avevo assolutamente la forza per trasportare quello zaino così pesante. D'altra parte non era consentito fermarsi, dovevi camminare e zitto. E lì ho cominciato a sviluppare la famosa capacità di adattamento. Comunque, per farla breve, se no sembro sempre il solito vecchio che racconta storie, ho questo sogno dello zaino e dell'attrezzatura leggera da tantissimo tempo e dopo 25 anni finalmente sono riuscito a realizzarlo grazie alla tecnologia che ha fatto passi da gigante, cose che 20 anni fa erano spaziali, oggi sono arrivate a prezzi accessibili, grazie ovviamente alle maggiori possibilità economiche e grazie anche a persone come Francesco Foschi che sostengono il mio canale regalandomi attrezzature all'avanguardia. Francesco è un ragazzo giovanissimo, appena laureato, e un bel giorno ha deciso di mettersi a produrre zaini ultraleggeri. Ha cominciato a fare i primi esperimenti con una normale macchina da cucire, poi si è ampliato, ha preso nuovi macchinari, tessuti sempre più performanti, si è confrontato con esperti del settore per ampliare le sue conoscenze ed ora la sua attività è ben avviata e in continua evoluzione. Se andate sul sito di Foschi trovate il modello Verna. Ecco, questo qui è un Verna customizzato, è leggermente più grande, 36 litri anziché 30, ed ha la cinta lombare che sul Verna quello normale non c'è, ma che io ho richiesto espressamente perché venendo dal trekking tradizionale, per me lo zaino senza cinta lombare non può esistere. È già stata dura accettare l'assenza dello schienale rigido. E sì, raga, perché questo zaino non ha lo schienale, è un sacco con una chiusura roll top. Sembrerebbe un sacco con una chiusura roll top come quella delle sacche stagne, ma in realtà ha un design, delle misure, ha questa cinta lombare mostruosa, degli spallacci, ha tutte queste cose tali per cui ve lo mettete addosso e nel suo range massimo di peso, che è di 7-8 kg, ve lo dimenticate. È uno zaino semplice e complesso allo stesso tempo che mi ha stupito tantissimo, che ha rivoluzionato la mia idea di zaino da trekking e che, insieme all'equipaggiamento che ci metto dentro, ha cambiato radicalmente il mio approccio alle uscite di più giorni. Una cosa importante che voglio segnalarvi subito è che Francesco è abbastanza sensibile al tema della sostenibilità ambientale e si regola di conseguenza nella scelta dei materiali e dei fornitori che sono tutte piccole realtà europee. Questo zaino è realizzato in Ecopac, un tessuto sintetico che ha la particolarità di essere composto al 100% da materiale riciclato.
e la cui produzione comporta un livello di emissioni inferiore rispetto ai materiali tradizionali. Vi do qualche dettaglio in più per quelli di voi che magari vogliono andare a fare una ricerca per approfondire l'argomento. Esistono varie tipologie di EcoPack. Questo qui è, per la precisione, un EPLX 400. È un tessuto composto da vari strati di poliestere molto sottili, ciascuno avente una differente funzione, che vengono sovrapposti e incollati uno sopra l'altro. Rimane abbastanza rigido, è estremamente resistente all'abrasione e allo strappo. Pur essendo il tessuto decisamente impermeabile, non lo è lo zaino nella sua interezza perché le cuciture non sono nastrate, ma questo qui non è un problema, basta dotarsi di sacche stagne. Io ne ho comprata una che ha praticamente lo stesso volume dello zaino e quindi infilo tutto là dentro e sto a posto. Volendo rimanere sui materiali, aggiungo che tutte le componenti di questo zaino, dall'imbottitura degli spallacci alle fettucce, alle clip, sono scelte con cura, sono materiali di ottima qualità e ultra leggeri. Lo zaino ha un peso complessivo di circa 800 grammi. Cambio un attimo l'inquadratura, così mi vedete meglio. Vi voglio far vedere un attimo com'è fatto. Allora, abbiamo il vano principale, che è unico, non ha suddivisioni interne e che ha una chiusura roll top, quindi si chiude in questo modo arrotolando le estremità e poi con le clip. Qui volendo c'entra un materassino, un seat pad. Poi ci sono le due tasche laterali in mesh molto molto capienti. Io queste qui le utilizzo per mettere oggetti che mi fa comodo avere a portata di mano. Da una parte metto sempre il treppiede della videocamera che utilizzo spesso, dall'altra cose varie. Vediamo un po' che cosa ci si può infilare. Una bottiglia, per esempio, questa è da 1,25 litri. E come vedete ci va, vediamo se ce ne entra anche un'altra piccola da 500, sì, due bottiglie di questa grandezza, oppure ad esempio possiamo mettere una bottiglia da 500, poi possiamo metterci la palettina. Fare i bisogni, questa qui è importante averla a portata di mano. Ci possiamo mettere il gel per le mani. Scusate se sono maldestro, ma è difficile caricarlo al contrario. Ci possiamo mettere delle barrette. Queste, raga, non so se si trovano in Italia, sono delle bombe nucleari. Un'altra attimo, vediamo un po', qua si può andare a finire qui di lato, ecco, in modo che sopra c'entra anche quest'altra qui. Insomma, dentro a queste tasche c'entra di tutto. Il tascone frontale. Allora, il tascone frontale è una prerogativa degli zaini da ultralight backpacking e di solito viene utilizzato per mettere la tenda. Siccome questi zaini non hanno lo schienale rigido, gli ultralighter usano riempirli mettendo tutto quanto il materiale alla rinfusa, tipo come ho messo io il sacco a pelo. Adesso non l'ho chiuso nella sacca, l'ho infilato dentro così come stava, in modo da riempire tutti quanti gli spazi e in modo che è l'attrezzatura stessa che diventa lo schienale dello zaino. La tenda, siccome può essere bagnata o umida, non viene messa all'interno, ma viene messa nel tascone frontale in modo da non mischiarsi con l'altra attrezzatura. Io ancora non sono arrivato a questo tipo di configurazione, forse un giorno ci arriverò. Per il momento preferisco continuare a riporre il materiale all'interno delle sacche e quindi il tascone frontale mi rimane libero e lo utilizzo anche questo per mettere
cose che mi fa comodo avere a portata di mano, come ad esempio degli snack. Non so, adesso a caso, power bank. La cartina. La giacca per la pioggia. Questa fa comodo averla sempre a portata di mano. Sono infinite queste tasche, c'entra veramente di tutto. Qui si può mettere ancora parecchio materiale, ragazzi. Abbiamo un lungo cordino elastico qui sul davanti e un altro piccolino qui con la chiusura. Questo è molto comodo, vi faccio vedere, per mettere, per appendere cose bagnate e lasciarle asciugare al sole e all'aria mentre si cammina. Anche lateralmente ci sono dei cordini per il controllo del carico. Questi qua sono rigidi e non elastici, ci sono su entrambi i lati. La cinta lombare, ragazzi, è una specie di miracolo. Non so quali esperimenti abbia fatto Francesco per arrivare a questo livello e non so quante prove abbia effettuato, ma funziona veramente alla grande. Una volta allacciata, lo zaino vi si cementa addosso ed è veramente comodo da portare. Ha anche queste piccole taschine fatte veramente bene, perché sono, vedete, tipo a soffietto. Fossero state leggermente, poco poco, un pelo più grandi, sarebbe stato meglio, ma vabbè, parliamo di un dettaglio veramente veramente trascurabile. I portaborraccia sugli spallacci li ho richiesti anche questi espressamente, in modo da avere sempre una riserva di un litro d'acqua facilmente accessibile e quindi da poter bere senza dovermi togliere lo zaino. C'entrano le borracce, queste qui classiche della Salomon, che vabbè, da vuote è abbastanza complicato di riuscire a infilarcele, altrimenti normale bottiglia da mezzo litro ci va perfettamente. Con un po' di fantasia ci infilo anche il telefono, vediamo un po', sì, insieme, oppure, anzi insieme, voglio proprio esagerare, ci infilo anche un paio di occhiali. Sono infinite o no ste tasche? Ve lo faccio vedere indossato. Io lo porto abbastanza alto. Molto molto semplice da regolare. Dove sei? Qua. In definitiva, ragazzi, è uno zaino che quando l'ho visto mi sono gasato, quando l'ho caricato e l'ho portato in montagna mi sono gasato ancora di più. Come vi ho già spiegato in altri video, ho passato gli ultimi anni a comporre piano piano, pezzo per pezzo, il mio equipaggiamento ultraleggero per il trekking, e questo zaino è un contenitore perfetto per quell'equipaggiamento. Sono molto contento perché sento di essere arrivato ad un livello tale per cui non mi dovrò più preoccupare dell'attrezzatura per molto tempo, perché ho a disposizione il top del top che mi accompagnerà
per parecchi anni. Prendete in considerazione Foschi, ragazzi, per il vostro prossimo zaino, se volete un prodotto made in Italy di ottima qualità. Chiaramente stiamo parlando, come dice il nome, di manifatture ultraleggere. Sono zaini particolari che vanno saputi utilizzare e soprattutto vanno saputi caricare. Stiamo parlando di una piccola realtà artigianale con tutto quello che ne consegue. Non c'è bisogno che ve lo spiego, no? Lo sapete. Non è Amazon che ordinate e vi arriva il giorno dopo. Grazie infinite a Francesco Foschi e grazie a voi che mi seguite sempre con molto affetto. Andate qui sotto nei commenti a scrivermi che cosa ne pensate di questo zaino, ma soprattutto andate a bombardare di like il profilo Instagram di Foschi Manifatture Ultraleggere in modo da spronarlo ad andare avanti e a fare sempre meglio. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.